per la madre Severana, per i fratelli. Il Vangelo di oggi rivela le profondità del cuore di Gesù, pieno di bontà e di misericordia. Un giorno entrando in un villaggio, gli venne un incontro 10 lebbrosi, i quali, fermatosi a distanza, alzarono la voce, dicendo: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Questo grido dei lebbrosi possiamo sentire un forte grido di tutta l'umanità, di tutti i nostri fratelli e sorelle, e anche un grido di ognuno di noi. Tutti abbiamo bisogno di essere purificati, di essere sanati, di essere liberati da tante forze oscure che offuscano e deformano il nostro volto, degli esseri creati a immagine e a somiglianza di Dio. E lo stesso Gesù, Figlio di Dio e Salvatore, che sente il nostro grido, si china su ognuno di noi, ci solleva, ci indica la strada e ci accompagna. La verità su Dio, ricco di misericordia, si faccia la strada ai suoi, ai cuori umani, lungo tutta la strada della salvezza, e si è rivelata in pienezza in Gesù. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna. L'annuncio di questa verità dovrebbe costituire il nucleo della nostra missione, aiutando i nostri fratelli e sorelle a recuperare e rafforzare la speranza. Nel Vangelo di oggi Gesù insiste sulla importanza della gratitudine. Non sono stati guariti tutti e 10, e gli altri 9, dove sono? Non si è trovato chi tornasse a rendere gloria a Dio, ai fuori di questo straniero? La gratitudine è memoria del cuore. Essa ci aiuta a comprendere che non siamo autosufficienti. Dipendiamo dagli altri, dai primi momenti della nostra vita, e dipendiamo radicalmente da Dio. La gratitudine ci libera dall'egoismo, dall'orgoglio, dalla falsa convinzione di essere completamente indipendenti. La gratitudine allarga il nostro cuore, lo fa riconoscente, umile e generoso. La nostra vita, riceviamo tanti doni dalle mani di Dio, riceviamo tutto, forse troppo, facilmente accettiamo questo come un fatto ovvio, naturale. Ci siamo abituati a ricevere tutto. La gratitudine verso Dio ci permette di entrare in una relazione personale e piena di amore con Lui. E questo
importante entrare in relazione con il nostro, il più grande benefattore, riconoscere il fatto che siamo amati. In questa prospettiva dovremmo crescere noi e dovremmo formare bianchi ai quali siamo inviati come discepoli di Gesù. Egli stesso continuamente ringraziava il suo Padre, celebrando l'Eucaristia. Noi rendiamo grazie a Dio per la sua volontà, per la grande opera della nostra salvezza. Infatti diciamo sempre, è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Il leproso che è tornato da Gesù, lodando Dio per la voce, gettandosi ai piedi del Maestro di Nazareth per ringraziare, non è stato soltanto sanato, ha ricevuto il grande dono della fede, è entrato in relazione personale con il Signore, ha sentito le parole: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Così in un giorno tutto è cambiato nella sua vita. Prima di incontrare Cristo, essendo leproso, non poteva avvicinarsi agli altri. La malattia lo condannava a vivere nella separazione, nella solitudine, nell'abbandono. Adesso non soltanto può tornare alla vita normale, ma viene indirizzato verso la pienezza della vita, verso il regno di Dio, che è il regno di giustizia e di solidarietà, di amore e di pace. La guarigione del leproso, il suo atteggiamento pieno di gratitudine e soprattutto l'atteggiamento di Gesù costituiscono per noi una lezione. Come dobbiamo parlare avanti la nostra missione? Come dobbiamo portare avanti la nostra missione nel mondo d'oggi, nel mondo che ha tanta sete di Dio? La nostra predicazione, le nostre opere apostoliche, il volto vero di Dio misericordioso, compassione vicino a loro. Per i fratelli, a nome della Chiesa di Cracovia, vi ringrazio per il vostro servizio apostolico. In Polonia la vita e il lavoro dei vostri confratelli viene apprezzato dai vescovi, dai sacerdoti e dai fedeli. So che in tanti paesi del mondo offrite il vostro specifico contributo alla missione della Chiesa. Cercate di rimanere fedeli al vostro carisma, allo spirito francescano. Abbiamo bisogno del vostro impegno apostolico, della vostra testimonianza. Affidiamo al Signore la missione della Chiesa del mondo. Abbiamo la missione,
missione del vostro ordine sparso in tutto il mondo. Siete chiamati a dare la testimonianza di Cristo, povero casto, ubbidiente di Cristo. Di Cristo che morendo sulla croce ha dato la suprema testimonianza della sua solidarietà con tutti noi. Predichiamo con convinzione Cristo crocifisso, esso perché il mondo creda.